Arriva l'erissima RPET, la prima bottiglia 100% in plastica riciclata. Food Waste, sprecato il 17% del cibo disponibile al consumo. È la prima bottiglia realizzata con il 100% di plastica PET riciclata. Una buona notizia per l'ambiente e l'economia circolare. A lanciarla è l'acqua minerale Levissima, prima a introdurre sul mercato questa novità. Questo è possibile grazie alla nuova normativa che è entrata in vigore nel gennaio di quest'anno e ha rimosso il limite del 50%, consentendo quindi di produrre bottiglie composte interamente da plastica riciclata. Ma quali sono le caratteristiche del PET riciclato? Prima di tutto le caratteristiche di questo materiale sono quelle di essere identiche al PET vergine per quanto riguarda la qualità, la sicurezza e la resistenza, e il PET vergine è uno dei migliori materiali per garantire e preservare le caratteristiche di originaria purezza dell'acqua minerale in modo tale che arrivi così come sgorga dalla fonte sulle tavole dei consumatori. Quindi questo è il primo vantaggio di estrema qualità e sicurezza. L'altro vantaggio decisamente importante è quello del suo impatto. Infatti l'RPET permette di abbassare i valori dell'impronta di CO2 legata alla produzione di circa il 30-50% rispetto al PET normale. E l'altro vantaggio è che la produzione di RPET richiede circa il 60% di energia in meno rispetto al PET nuovo. Un traguardo che si lega al progetto Regeneration, il piano di sostenibilità con cui Levissima coinvolge le persone in un percorso di consumo responsabile e di tutela dell'ambiente, a partire dall'educazione al corretto riciclo. Il riciclo, l'educazione al riciclo e il packaging sono uno degli elementi di Regeneration, ma Regeneration è anche tutto ciò che sta intorno a Levissima, quindi la preservazione dei ghiacciai, per il quale noi contribuiamo attivamente con l'Università degli Studi di Milano, ma anche la preservazione dell'equilibrio del bacino idrico e anche tutti i progetti legati alla biodiversità. Tutto questo è regeneration, quindi un insieme di attività per le quali Levissima si impegna a lavorare e a dare quel contributo che una marca deve avere nella società, un contributo positivo, quello che noi definiamo essere una force for good, quindi dare un contributo positivo all'ambiente in generale e alla società. Si stima che nel 2019 931 milioni di tonnellate di cibo, il 17% del totale a disposizione dei consumatori, siano finiti nei bidoni dei rifiuti di famiglie, rivenditori, ristoranti e altri servizi alimentari. È quanto rileva una nuova ricerca delle Nazioni Unite, il Food Waste Index Report 2021 del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente dell'organizzazione WRAP. Il rapporto rileva che il food waste è un problema globale, non solo del mondo sviluppato, e dimostra che la maggior parte di questo spreco proviene dalle famiglie. A livello globale pro capite, 121 kg di cibo vengono sprecati ogni anno, 74 kg a livello familiare, 32 a livello di servizi di ristorazione e 15 a livello di vendita. Il cosmetico green con ingredienti naturali o attento a processi sostenibili piace sempre di più. Il fatturato del settore è arrivato a quota 1,6 miliardi, un comparto che oggi rappresenta circa il 15% del settore cosmetico e che sarà sempre più strategico per il futuro della filiera. Secondo la fotografia di Cosmetica Italia, la distribuzione tra canali del fatturato di questa tipologia di prodotti è trasversale. Il 44,7% dei consumi di cosmetici a connotazione naturale e sostenibile è attribuibile al mass market. Seguono i saloni professionali di acconciatura ed estetica, la profumeria e le vendite dirette, ovvero e-commerce, porta a porta e corrispondenza. Quanto al peso delle diverse categorie di prodotti, quelli per i capelli e cuoio capelluto rappresentano il 33,1% del fatturato dei cosmetici a connotazione naturale e sostenibile, seguiti dalla cura della pelle e dal make-up.